sono pensionato, piuttosto che andare a guardare i cantieri di lavoro ho detto vado a fare un casting. Useranno delle grotte che ci sono a Nervesa che dovrebbero riprodurre Lourdes, quindi immagino che ci saranno sciancati, suore, non ho idea. In attesa del proprio turno l'immaginazione corre e chi è in fila spera di avere la faccia giusta per Sorrentino. Loro sono i partecipanti al casting per The New Pope, la nuova serie del regista napoletano. Servono circa 400 comparse da scegliere tra migliaia di aspiranti. La coda è così lunga da circondare l'isolato dell'Hotel Continental, sede del provino e luogo già scelto dal cineasta nel 2003 per girare alcune scene del film Le conseguenze dell'amore. Ampio il ventaglio anagrafico e varie le motivazioni, da chi fa sul serio a chi è spinto dalla curiosità. Un passatempo diverso dal solito e anche, inutile negarlo, un modo per far due soldini. Insomma, tentar non nuoce. Certo, si spera sempre, a me piace molto il cinema, il mondo del cinema, dello spettacolo, quindi si spera. Perché ho iniziato a studiare cinema e mi sembrava una buona opportunità. Io studio cinema, mi piacerebbe entrare a far parte. La curiosità e l'interesse per Sorrentino. Ho tempo, quindi mi fa piacere partecipare. Abbiamo sentito di questa possibilità attraverso comunque i social media e mi sembrava un'opportunità carina. C'è poi anche l'aspetto economico che non so ancora quanto eventualmente sia. Ma. Per non parlare della notorietà e del fascino dei protagonisti della serie, non si sa mai che si riesca a stare sul set a fianco di Jude Law. È uno dei motivi per cui siamo qui. Certo, sicuramente. È interessante, è la mia età. Ore e ore in coda, poi arriva il proprio turno e tutto si risolve in un flash. E nel classico le faremo sapere. Bella esperienza, vediamo un po', speriamo. Ho guardato i documenti e ho fatto delle foto, delle semplici foto. C'è andata che mi trovo a rifarlo online. È perché non so fare che roba. Bisogna che mi fai fare la figlia. Magari solo per pochi minuti, ma alla fine The New Pope sarà fatto anche da qualcuno di questi volti. E allora in bocca al lupo. O forse, dato il soggetto a sfondo religioso, meglio confidare in un intervento divino. Mettiamo limiti alla divina provvidenza noi. Accettiamo tutto. Esatto. Quello che arriva è buono.